Si aggiungono altri quadri tra i reparti dell'ospedale San Donato, che nel tempo sta diventando una grande galleria d'arte. Dall'ematologia alla pediatria, dall'oncologia alla radioterapia e da oggi anche alla chirurgia, grazie all'ultima donazione di 35 quadri da parte degli studenti del liceo artistico Piero della Francesca. I ragazzi hanno lavorato realizzando dei pezzi unici, realizzando dei quadri dove hanno messo tutta la loro personalità, tutta la loro voglia di comunicare qualcosa a tutte quelle persone che anche in difficoltà di salute solcheranno i corridoi di questo ospedale. Questo è un modo per il nostro liceo di stare vicino alla comunità. Questi quadri andranno ad abbellire gli ambienti della chirurgia generale, ambienti nei quali noi in questi giorni stiamo facendo dei lavori per migliorare quella che è la climatizzazione, visto le tante segnalazioni che abbiamo avuto l'anno scorso riguardo a una temperatura molto alta. Quindi, come dicevo, stiamo facendo un impianto di condizionamento. Finito l'impianto daremo una riverniciata che darà un aspetto anche proprio di novità e attaccheremo i quadri che sicuramente contribuiranno a rendere gli ambienti più confortevoli. È una collaborazione che prosegue nel tempo, quella tra l'Istituto Aretino e il San Donato, anche attraverso la mediazione e lo stimolo del calci. Questo fa parte di un progetto che noi portiamo avanti da anni con il liceo artistico e ha un doppio obiettivo: uno, di far interessare i ragazzi attraverso questo lavoro, diciamo, ai problemi della salute, e la seconda è di, diciamo, in qualche maniera di rendere più gradevole l'aspetto dell'ospedale. È una cosa che sicuramente non guarisce i malati, però noi la crediamo importante perché appunto serve sempre per coinvolgere i ragazzi e la città.